Innovazione tecnologica, tradizione sartoriale, un gancio, installazioni artistiche. Di cosa parliamo? Di Erno o della tua anima? Io sono nato e cresciuto nella Erno di mio padre. Ho lottato e ho lavorato molto per mantenere questa azienda ed ora sono nella mia Erno, gancio, innovazione tecnologica, per cui direi che l'anima è la stessa. Erno e Claudio sono la stessa cosa. Che rapporto hai col tatto? Quali sensibilità usi e che emozioni vuoi suscitare? Il tatto è importantissimo nel nostro mestiere. Ogni volta che concentro sulla scelta di un tessuto, chiudo gli occhi per concentrarmi meglio sulla materia. Di te si legge eclettico e filosofo, oltre che imprenditore. Quali sono le tue passioni? Sicuramente la filosofia, ma soprattutto la mia azienda, l'arte contemporanea e lo sport. Contaminazioni tra arte, moda e sport. La più grande contaminazione che percepisco è la determinazione. Determinazione nello sport, determinazione nel perseguire un progetto artistico e nella moda una determinazione in un processo che è più lungo, che dura negli anni, ma che deve avere una forte coerenza. Platone diceva che chi riesce a comprendere il segreto della sfera riesce a comprendere l'uno, ovvero il tutto. Il pallone, secondo te, è un oggetto magico? Sì, lo è. Platone diceva anche che l'uomo si completa quando ha le due metà, per cui diventa l'uomo palla. E d'altronde, dall'inizio della civiltà, l'uomo gioca con la palla, per cui la palla sicuramente per noi rappresenta un oggetto magico. Nell'arte la moda è di moda. Tu che la moda la fai, come parli di arte e di moda? Di moda ne parlo con passione, con esperienza, e di arte ne parlo con passione, ma con leggerezza e grande diletto. L'abito fa ancora il monaco? Il monaco si fa il proprio abito. Per conoscerti meglio, qual è il tratto principale del tuo carattere? La determinazione. E lo ritroviamo in Erno? Assolutamente, sì. Il tuo principale difetto? Pigrizia. La tua occupazione preferita? Qual Lavoro. è la tua più grande stravaganza? Fare le code. Capito? Piuttosto di fare una coda mi ammazzo. Per cui poi quando sono stravagante faccio la coda. Quale talento vorresti avere? Il talento della scrittura e della sintesi. E quale dovrebbe avere uno sportivo? Uno sportivo deve avere il talento nel proprio sport e una grandissima determinazione. Un artista? Uno Deve essere un unto del Signore. stilista? Quali Deve avere la capacità di interpretare il mercato. sono i tuoi autori preferiti in prosa? Dino Buzzati. In poesia? In Pablo Neruda. In pittura? pittura ce n'ho tanti, troppi. Hai lasciato qualcosa per strada? Sei Può darsi, ma non me lo ricordo. convinto di aver vinto qualche battaglia? Sì. Nel L'incontro che ti ha cambiato la vita? Che lavoro, uno stilista degli anni 90, Giancarlo Ferraresi, che mi ha iniziato anche all'arte, e una nostra responsabile di prodotto, Barbara Gast. cosa porti con te in viaggio? Sempre un libro di Piero Chiara, La stanza del Vescovo. Qual è il luogo a cui appartieni? Lago Maggiore. A che cosa non sei disposto a rinunciare? Al Lago Maggiore. Le colpe che ti ispirano maggiore indulgenza? Colpi di gola. Combattivo. Qual è il tuo tale stato d'animo? Il tuo motto? Non sono mai arrivato. Il motto di Erno? Non siamo mai arrivati.